compagno Fortiga di Telemia, quello del lunedì, questa sera ve le cantiamo noi perché è tornato da Sanremo Antonio Tassone. Ciao Anna, buonasera a tutti gli spettatori. Buonasera Pino Carella. Buonasera, stasera duetta con Anna. Stasera duetta con me, certo. E buonasera Gesualdo Albanese. Buonasera. Questa è solo una parte della nostra squadra che prosegue con la mia sinistra, Andrea Messiti, giocatore del Gioiosa. Buonasera Anna. Il direttore sportivo del Siderno, Cecco Curtale. Buonasera. Da un direttore all'altro, alla mia destra, Antonio Amato per la Bovalinese. Buonasera. E l'attaccante del Roccella, Vincenzo Plesce. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, Anna Maria, che domenica calcistica è stata quella di ieri, una breve sintesi? Ma prima di occhiare la musica, l'hai portato. Provo a interrogarti, no, non sveliamo, abbiamo tanto materiale da mandare in onda nei prossimi giorni, ci sarà questo ciclo. Su Sanremiamo, non credo che li dia a me, poi li metteranno magari all'asta da Sotheby's, vediamo un attimino quanto saranno quotati. Comunque è stata una bella edizione del festival. Tantissime belle canzoni, tantissima gente, dati d'ascolto eccezionali, quindi penso che ci sarà materiale anche per i nostri telespettatori per potersi divertire in prima serata da domani sera alle 21.30, quindi saranno 5 puntate con ospiti illustri che siamo riusciti a intercettare a Sanremo con Stefano Marra, che è stato mio compagno di viaggio in questa bellissima avventura professionale, possiamo dire. La domenica invece è stata una domenica senza Serie D, perlomeno non in casa, abbiamo vissuto a distanza Cittanovese Vibonese, ne avremo tra poco le immagini. Io personalmente ho visto una bella gara, quella della Gioiosa con la Villese, bella perché ne parleremo più tardi. Il Gioiosa è una squadra che riesce ad emozionare, che fa della promozione una bella categoria, anche se mi hanno detto non essere stata proprio una squadra in forma rispetto a come i gioiosani sono abituati a vederla. Però da lì abbiamo tirato fuori una chicca che è una sorpresa anche per te, cioè poi estrapoleremo un giovane in vetrina questa sera, okay. Perché abbiamo praticamente trovato questa formula, essendo stati solo per i collegamenti con domenica in campo, ma non con le telecamere. Certo, abbiamo presente, diciamo, un calciatore della Roccella, un dirigente del Siderno, una bovalinese che ha vinto il derby con il San Luca, sentito derby, che è tornato dopo tanti anni, però amato. Sì, sentitissimo, con un grande pubblico, veramente. Ieri la cosa più bella della giornata, a parte per noi il derby vinto, perché c'è un campanile particolare su questa gara, è stata la grande cornice di pubblico e la correttezza dei tifosi del San Luca, che hanno accompagnato la squadra oltre 300. Onestamente è stata una bella giornata per noi, perché l'abbiamo vinto meritatamente, onestamente. Certo. E invece Curtale, abbiamo letto un post del, diciamo, di uno dei massimi dirigenti del Siderno, no, si lamentava per la scarsa presenza di pubblico nonostante il Siderno sia secondo in classifica. Sì, penso che per gli sforzi fatti dalla società e per quello che sta facendo la squadra, sicuramente le due componenti meriterebbero più presenze allo stadio. Diciamo che domenica anche il tempo ha contribuito, perché c'era un po' di cattivo tempo. Sì, sì, sicuramente posso capire la contestazione da parte dei nostri dirigenti, perché pure io, parlando con loro, sinceramente mi sono un po' rammaricato, ripeto, per la poca presenza di spettatori, ma non solo di questa domenica, pure in qualche altra partita, siccome penso che, ripeto, la società sta facendo sforzi enormi e i giocatori è della prima giornata che si ritrovano tra primo e secondo posto, penso che avrebbero meritato qualche presenza in più, però non sta a me dire o giudicare quello che è. Noi dobbiamo continuare a fare il nostro meglio e cercare di chiudere il campionato nel miglior modo possibile. Messiti, brevemente, ascoltiamo anche la voce di Messiti, poi quella di Plescia. Gioiosa che si trova, mi pare che dovete recuperare ancora una partita voi. Sì, dobbiamo recuperare la partita con la Gioiese, ancora il campionato è lungo, quindi... Noi siamo la vittoria, ce lo fanno. Non è che facciamo il nostro per puntare alla vittoria del campionato, anche se 3 punti sono molti rispetto a una squadra blasonata come il Boccale, però... La partita vi mangiate, poi magari battendo il Boccale in casa vi trovereste appaiati e poi è chiaro che è uno sprint fino alla fine. Plesce è l'ultimo in casa Roccella. È venuto per fare la differenza. Forse possiamo dire, vabbè, sicuramente la farà. Forse, diciamo, il trend di partita in trasferta non la riguarda direttamente proprio al 100%, però se il Roccella fuori casa
non gira. Purtroppo no, ovviamente è l'ultima partita, siamo stati un po' penalizzati anche il fatto del calcio di rigore dall'inizio e quindi ci ha penalizzato un po' per tutta la partita. Allora, prima del commento di Gesualdo Albanese, io partirei con il treno dei risultati. La nostra Anna ora tira un bel sospiro di sollievo a proposito di duetti. Sì. Preparati, scaldati rugola e vai. Andiamo con questa ultima di Serie D, con la nona sconfitta casalinga per il Paceco contro le nove esterne, con la Mocellina ancora vincente in casa per la nona volta, e rimaniamo con i nove. Nove sono i pareggi firmati dalla Gelbison, ma contro Rocella invece torna sul dischetto Manzillo e alla fine è vittoria. Quindi una giornata questa che ci porta alla Cereale Messina per quanto riguarda una gara da recuperare, ma non solo, ci porta verso Vibonese-Troina. Cittanovese-Vibonese invece finita 1-2 con i gol di Dorato, Franchino e Postolino. Gellercolanese 2-1 con Gallon e Loasni e Buonanno. Gelbison-Rocella 2-1 con Manzillo, Dandara e Cordova. Isola, Caporizzuto, San Cataldese 1-0, il gol di Pellizzi. Nocerina Palmese 3-0, la doppietta di Russo, il gol di Cavallaro. Paceco e Bolitana 1-2, la doppietta di Scalzone, il gol di Terlizzi. Portici Gia Virtus 1-0, gol di Maggio. Torino Palazzolo 2-0, firmato De Silva e Tuninetti. E dobbiamo dire che hanno segnato comunque i capocannonieri, nel senso che Eroasmi, Russo, Cavallaro sono andati al gol e sono loro che si gestiscono un po' il tutto, così come tornando al gol Buonanno sale in cattedra a 14 reti. Attualmente, adesso quando non vedo più in onda la classifica mi domando, cosa è successo? È successo che probabilmente non siamo neanche, eccolo qua, ci torno. Siamo, sì. Ci siamo, benissimo. Troina 51, Vibonese 47, Nocerina 45, Gia Virtus 44, Colanese 39, Acireale, Gelbison 33, via via tutte le altre con San Cataldese, Gela, Messina eccetera. Andiamo all'eccellenza con i risultati. Aurora Reggio, Acri 2-0, Libri e Savino, Passovilla di Scalea 1-1, Iervasi, La Cava e Puntoriere firmano invece la partita tra Gallico e Locri che è finita 1-2, Luzzese Soriano 2-0, poi andiamo a Paolana Cutro, un 4-0 firmato dalle doppiette di Amendola e Longo, Sersale Reggio Mediterranea 1-0, gol di Mittica, ci pensano invece Coris e Ciccone per il 2-0 del Siremo alla Mantea, Trevisaccio e Cotronei 3-3 e qui si eleva la doppietta di Pugliese. In classifica c'è il Locri 54 punti, Siderno 42, Cotronei 39, Castrovillari 38, Acri 36, un centro classifica con Gallico, Sersale, Scalea, Trevisacce. Campionato di... Aspetta, sì. Anna, perché c'è una comunicazione del spettatore che ci dice che da casa c'è l'audio che non funziona perfettamente, quindi magari cerchiamo un attimino di risolvere. Mi dicono dalla regia che possiamo procedere, che stanno risolvendo. Promozione girone B invece con Africo Stilese 2-1, doppietta di Nesci, Bagnarese Gioiese 3-0, Botricello Atletico Maida 2-1, Bovalinese San Luca 3-1, Romeo Federico Bruzzaniti e l'autorete di Mangaliti. Il caso Branca Leone 1-1, tra cui il gol di Angiò. Gioiosa Villese 1-0, gol di Albanese, Real San Gregorio 0-3, Amante Simonetti e Di Renzo, Romiolese Bocale 0-5. La classifica attuale vede il Bocale al comando con 48 punti, Bagnarese Gioiosa 42, Africo 40, Bovalinese 37, poi un centro classifica con Brancaleone, Silese, Romiolese e San Luca e quant'altro che vedete in onda. Campionato di prima categoria, il girone C, intanto tra Signano e Badolato segnano Cortale, Valente, Vetrano, rinviata Mammola, Caulonia, il Bimongi Pazzano perde in casa davanti alla Mezza che vince per 2-0, Borgia Montepaone 0-1, 0-0 tra Chiaravalle e Monasterace, la vittoria del Pianopoli in casa contro il Mileto per 1-0, San Calongero Girifalco 3-1, Serrese Tropea 3-0, Signano Badolato 1-2. Classifica relativa a questa prima categoria, girone C, vede al comando il San Calogero con 51 punti, a 3 unità c'è il Montepaone 48, la Mezia 46 e poi almeno a 10 punti c'è il Mammola con 36, un centro classifica fatto di Borgia, Pianopoli, Girifalco, Mileto. Campionato di prima categoria, girone D, per concludere a bianco intanto doppietta di Bartolomeo Versace, ancora Carbone per il Città di Roma, un punto sotto la capolista, infatti la capolista è l'Archi attualmente. Bovese Rosano 0-1, Città di Rosano Scille
Udinese 1-1, Delice Audax 2-0, Propella Ropalizzi 3-0, Ravagnese Ajax 3-2, vince il bianco in casa del Regium City per 3-1, pareggiano San Giorgio e San Gaetano con la testa, Taurianovese Acchi 0-2. Ultima delle nostre classifiche, al comando di questo girone di campionato di prima categoria, lo vediamo subito grazie alla regia, ci potrebbe essere l'Archi come anticipato, 45 punti, Città di Rosarno 44, 44 sono anche i punti di Propellaro e Bianco, poi la Scillese a 40 e a seguire ci sono Ravagnese, Deviese, Rosarno e San Gaetano. Antonio. Allora, per interagire con noi vedete i numeri telefonici, 064 86 00 riservato agli addetti ai lavori, per gli sms 392 00 99 775. Perdonami, andiamo un attimo in pubblicità così sistemiamo il tutto definitivamente, a tra poco. Turistico e non, personale competente e disponibile per ogni vostra esigenza. Full Travel Service, via Cesare Battisti, Siderno, viaggiare sicuro. Stessa grinta, stesso spirito, stessa forza. Quando incontri un'emozione che ti somiglia, non puoi fare altro che viverla. Guida Giulietta Diesel 120 cavalli. Oggi con finanziamento meno 1000 FCA Bank. È tua a 17.500 euro. Calauti veste gli spazi del vivere. Calauti e ceramiche, arredo bagno, parquet, porte e scale. L'estate che ricanterai, il giorno che ricorderai. Calauti, il calore che piace alla natura, ti propone caminetti, stufe a legna e a pellet. Calauti si trova a Marina di Gioiosa Ionica. Visitalo in anteprima attraverso il sito web calauticeramiche.com. Semplicemente come sei, esattamente. E allora siamo in diretta, ritorniamo dopo questa breve pausa dovuta anche alla risoluzione di qualche problema tecnico che in questi giorni purtroppo ci sta attanagliando, ma grazie alla nostra competente regia siamo riusciti anche in questo caso a risolvere in tempi record. Gesualdo, allora commentiamo questi risultati della... Infortunato, l'hai visto? Eh? Che pallonata. Vabbè, hai visto a fare il giovanotto sui campi? Non mi sono accorto di niente, non si vede. Allora parliamo di questa giornata. Una settimana un po' particolare, su 5 squadre del calabrese che ci interessano, 3 hanno vinto e 2 hanno... La Vibonese, che ci interessa per quanto riguarda la prima posizione, ha vinto contro il Cittanova, un buon risultato che continua a farci sperare che possa vincere il campionato, anche se io ne sono convinto. Per quanto riguarda il resto, che dire, la Palmese ha perso e dopo tanti risultati positivi si poteva tirar fuori direttamente dalla zona play-out, e ha vinto l'Isola, ma ormai c'è poca speranza che possa salvarsi o addirittura andare nei play-out. Quello che ci interessava di più era il Rocella, che dopo gli elogi che facciamo ogni volta che la vediamo giocare in casa, ci aspettiamo che la domenica successiva riesca finalmente a fare quel risultato positivo che ci consente poi di sperare che continui, perché l'unico modo per poter evitare i play-out, e lo potrebbe veramente fare, è quello di cominciare a fare qualche risultato fuori casa. E invece andiamo avanti in questo modo, 11 partite fuori casa, 10 sconfitte e una sola vittoria, quella col Palazzolo. Purtroppo domenica prossima c'è ancora un'altra trasferta, fra l'altro su un campo molto difficile, perché noi il Messina l'abbiamo incontrato in casa nel momento che era in netta difficoltà, abbiamo vinto mi pare con un risultato che non c'era niente da dire, e domenica andiamo a giocare proprio su un campo che ci creerà molti molti problemi. Non è una squadra che può aspirare a molto il Messina, perché ormai siamo, non dico la fine, però non penso che possa aspirare a arrivare anche nei playoff, però deve sperare il Rocella che porti a casa un risultato positivo che ci fa poi pensare che la domenica successiva in casa ripetiamo il nostro atteggiamento, che è quello di battere tutti o almeno di fare risultato per avere l'opportunità di uscire dai playout che non sono
tanto lontani e non tanto difficile da uscire, perché stiamo parlando del Portice che ha solo 3 punti più di noi, quindi facendo risultato a Messina o almeno cominciando a fare risultato fuori casa, io sono sicuro che Rocella può evitare i play-out. Pino Carella, abbiamo il sondaggio? Sì, abbiamo il sondaggio, vediamo chi sono i candidati di questa settimana. Stranamente non c'è Actpan del SDR, che secondo me è stato il migliore in campo, invece hanno preferito mettere Colis e Ciccone, c'è anche Gervasi, e al momento in testa ci sono i due sidernesi, Ciccone con il 46%, Colis con il 26%, poi c'è Punturiere dell'Opi con il 21%, Nesci, Africo, Romeo della Bovarinese, Federico della Bovarinese ed ancora Bruzzaniti, Bovarinese, ben 3 della Bovarinese, poi Albanese del Giulio Saionica e Versace del Bianco. Pino, mi puoi dire il tuo parere su Rocella attuale? Io non l'ho visto, Antonio, come faccio a dare un parere? Il parere chiaramente non sulla partita di ieri, su questi risultati. Abbiamo parlato a lungo lunedì scorso proprio con il Presidente, lui parlava addirittura di 40 punti se non sbaglio. Io ho detto che il trend deve essere assolutamente invertito in trasferta di calca, più o meno quello che ha detto Albanese, insomma. Non è possibile su 11 partite rimediare 10 sconfitte, qualcosa che non va fuori, c'è, ed è evidente. Però c'è il rischio, Curtale, che questa psicosi del risultato in trasferta poi faccia scendere in campo la squadra particolarmente nervosa, come è accaduto anche nel derby con la Cittanovese domenica scorsa. Sicuramente, come avevamo detto in qualche altra circostanza, Rocella deve essere bravo a trovare l'equilibrio tra partite in casa e partite in trasferta. Sicuramente, come diceva pure mister Albanese, io pure quest'anno qualche volta l'ho vista in casa e a me è quasi sempre piaciuto, oltre ad aver fatto risultato nelle volte che l'ho vista, pure come gioco non mi è dispiaciuto. Il problema, vai più spesso al campo allora. Il problema è che le partite in trasferta rimangono un tabù e non riuscire a portare risultati dalle partite fuori casa alla fine ti pregiudica, perché poi in casa non è detto che riesci a vincerle tutte. Sicuramente domenica a Messina sarà una partita difficile, penso che il Messina con la Cireale debba recuperare mercoledì. Sì. Questo la voglio vedere da questo lato, potrebbe essere un punto a favore del Rocella, perché giocando un derby abbastanza sentito come quello con la Cireale, con alcuni giorni in meno rispetto a Rocella di recupero, credo e spero per il Rocella che possa essere un punto di vantaggio, anche se la squadra di Giampà deve iniziare a fare punti fuori casa, se no altrimenti la situazione play-out diventa quasi irreversibile. Ma la cosa che dà un pochino fastidio e ci fa pensare a male è che, guarda caso, i 3 punti che abbiamo fatto fuori casa li abbiamo fatti quando la squadra effettivamente non era una squadra. Adesso che ha a disposizione l'allenatore elementi veramente incapaci per fare questa categoria, addirittura alcuni meriterebbero anche una categoria superiore, nonostante tutto non riusciamo proprio a portare a casa neanche un punto che, ripeto, ci darebbe quella fiducia, quella possibilità di sperare che va sempre meglio. Invece continuiamo, nonostante il cambio c'è stato, è un cambio veramente efficace, non riusciamo proprio a fare quel risultato che ci consente, come dicevamo tutti, che se non facciamo risultato fuori casa non puoi vincere tutte le partite in casa, anche perché poi tra l'altro in casa abbiamo anche partite importanti, quindi dobbiamo assolutamente cambiare e portare a casa qualche risultato fuori casa. Facciamo ribattere il diretto interessato, anche perché altrimenti subisce. Che clima hai trovato? Cioè, quando si va in trasferta che si dice, che si pensa? C'è questo timore realmente? In realtà no. Un po' d'ansia forse dopo tutte queste sconfitte fuori casa. Io sono abbastanza fiducioso con la partita contro il Messina, secondo me faremo un risultato. Perché viene da una partita che lo può un attimino... Oltre sì, questo fattore, veniamo da una partita ovviamente persa contro una squadra, cioè la squadra che abbiamo giocato domenica. La Gelvi, sono com'era in campo? Come l'hai vista? Cioè, era temibile? Effettivamente? Un risultato bugiardo. Ci ha penalizzato ovviamente il rigore, poi la parte migliore del primo tempo hanno fatto anche il secondo gol, un po'... siamo trovati spiazzati sotto questo punto di vista. Perché c'è tutta una storia dietro della partita d'andata, dove non ci si aspettava neanche lì, insomma, di avere dei problemi, poi ci sono stati, e quindi
rimangono un po' dei mostri sacri ora queste campane, in un certo senso. Sì. Vorremmo lo diventassero anche le siciliane. No, assolutamente no. Spero e penso che faremo un risultato a quello Messina. È un calcio che tu conosci meglio, no? Proveniente da Palermo, giocavi a Siracusa e si entra in campo con il sangue agli occhi in Sicilia, secondo te? Sì, assolutamente. Comunque sia, in un campo difficile, come appunto dicevano loro poco fa, secondo me mettere una giusta cattiveria per portare a casa dei punti. Non ci ho chiamato. No, stavo seguendo... pensando una cosa, no, che parlava prima di merito in campo, però non so quanto possono dar valore, però nelle pagelle ci sono ben 6 insufficienze per i calciatori del Rocella. Ma io discutendo proprio di questo, perché vai a giocare una partita fuori casa, guardi, va bene che le pagelle le danno i giornalisti, che non è che c'è tanto da avere fiducia, però guardando... Però noi sai, l'articolo della Gazzetta era firmato Nicola Salati, che peraltro è campano, non era contro, non so se Cecco ci dà sempre un'occhiata, anzi riscattava molto il Rocella sulla prestazione. Io ho visto quell'altro, sull'altro giornale, e ho visto i voti e mi pare che la sufficienza l'hanno preso solo 2 o 3, quindi giocare una partita con tutte queste insufficienze... dico che è difficile portare a casa il risultato. Un giornale, almeno l'ho visto io, e il corrispondente mi pare che fosse calabrese, magari avrà visto, diciamo, una partita derelato, ecco, insomma. Amato, per quanto riguarda invece questo Rocella, sta seguendo questo campionato di Serie D? Che sono andato da vicino, però un'occhiata una volta che siamo entrati nei playoff la diamo. Ormai okay. Siete tranquilli, no? Dice, no, l'obiettivo minimo è stato. La diamo per vedere anche. Posso avere un attimino il gelato, Andrea? Sì. Perché ha il microfono spento, il direttore. Aspetti, direttore. Ecco. E poi alla prima pausa ripristina. Sì. No, stavo dicendo, per quanto riguarda il Rocella, l'abbiamo affrontata anche in amichevole. Onestamente, secondo me ha tutte le qualità per potersi salvare. Certo, deve cambiare marcia sicuramente fuori casa, con quel rullino sarà difficile evitare play out, però se hanno tutte le potenzialità per farlo, hanno un mister preparato, hanno una società attenta, hanno anche un gruppo di giocatori adesso, secondo me, che la categoria la tiene tranquillamente. Ok, allora prima di cedere poi il microfono ad Andrea Mesiti, andiamo a vedere queste immagini, Anna, se sei d'accordo, così vediamo anche tutte le squadre calabresi impegnate nel campionato di Serie D, con le immagini molto attese il lunedì sera. Possiamo partire dunque con il contributo della nostra regia. Qui iniziamo, siamo subito da Gelbison Rocella, abbiamo anche Vincenzo ad aiutarci per quanto riguarda questa gestione. Il recupero di Capitan Manzillo, lo dicevamo, che peraltro è quello che regala poi il vantaggio alla sua squadra dopo 5 minuti, fallo su lui stesso e quindi e via, poi si passa direttamente alla trasformazione. Questo è il fallo. Vincenzo, non si vede molto mi bene, dicevi che anche a voi è rimasto qualche dubbio. Sì. Chiaramente io ero un po' lontano, però molti dicevano che era dubbio il fallo. Più che Manzillo va un mandrillo sul dischetto di rigore, capisci bene che non poteva sbagliare, scuffia, peraltro ci ha pensato un attimo prima di stendersi, poi pensando proprio che lui tirasse alla sua sinistra, quindi alla destra del calciatore trasformatore, allora ha provato insomma ad intercettare. Vediamo un po' che cosa succede, poi ancora la Gelbison con un calcio di punizione, palla che arriva in aria sul settore di sinistra, la possibilità di metterla al centro e lì la manona. C'è Catalano che va a cercare proprio Capitan Malerba che in una prima battuta qui tocca, spizzica di testa, dall'altra parte invece lo troviamo sul settore di sinistra ed è proprio lui a ribattere contro lo specchio della porta della stessa Gelbison. Dall'altra parte invece questa corsa che noi abbiamo reputato regolare, ma forse la rivedremo con Pino Carella, intanto la guardavamo con Vincenzo e Andrea Mesiti prima dell'avvio della trasmissione, effettivamente una partenza regolare e qui difficile fermarlo. Altro calcio di punizione, ancora il Rocella, possibilità di arrivare in aria e qui c'eri tu, vero Vincenzo? Sì, colpito di testa, purtroppo palla rimbalzata sul difensore. Un portiere come l'hai visto? Come l'hai reputato in questa prestazione? Portiere Gelbison? Sì, stanno facendo la differenza in questo giro. Sì, assolutamente, sì, è un portiere abbastanza sicuro, ovviamente anche un po' fortunato. Sul 2-0, ecco questa insomma sponda negativa del capitano, va a finire insomma a favore della Gelbison che ancora gestisce. Qui c'è Faiello invece che fa una bella azione, perché guardate che taglio netto che fa in aria di porta. Possibilità qui davvero di fare da sponda con un piede sistemato al momento giusto, al posto giusto, purtroppo non è così.
ancora la possibilità di spizzicare, questa volta va a segno Cordova e quindi è il 2-1. Qui ci avete creduto un attimo al sì, pari, sì. Perché adesso segue tutta una serie di azioni. Catalano la prima, centralmente dalla mezzaluna che si addossa all'aria, una palla ribattuta immediatamente, poi insomma un momento, come è stato vissuto questo finale? Ma sinceramente, come appunto dicevo prima, è un risultato un po' bugiardo. Mm-hmm. Meritavamo almeno il pareggio. Andiamo a Cittanova intanto. Questo è il gol della Vibonese. Sì, complice la squadra di casa qui per questo 2-1, nel senso che per quanto riguarda i gol vibonesi forse c'è stato un po' lo zampino, ma questo non ne abbassa comunque il merito di fattura della stessa formazione di Orlandi, che va a segno, lo abbiamo visto. Il primo gol è di Dorato, poi c'è Franchino, alla fine Postorino ad accorciare il tutto. Si sono affrontate due belle compagini, probabilmente si saranno divertiti gli spettatori. Tre le reti annullate alla cittanovese, almeno così citava Flavia, mi pare si chiami, Fabiola forse, da Cittanova. Postorino al sesto minuto per fuorigioco, al tredicesimo insomma in gol la Vibonese, l'abbiamo visto, poi anche la possibilità con Sogue di sfiorare il raddoppio, poi Ciotti deviato in angolo, Gioia, un'azione che abbiamo già visto, concitata con la collaborazione di Napolitano e Ortolini, grande gara sembra dalle immagini di Napolitano, sempre battagliero su ogni pallone, ancora un altro fuorigioco, quello di Postorino al 43 e poi via via per concludere con Silvestro e con Franchino questa prima frazione a favore della Vibonese. Dall'altra parte invece una cittanovese in crescita con la possibilità anche di creare qualche azione, ma purtroppo per la formazione di Zito arriva la punizione di Franchino al nono del secondo tempo a tagliare un attimino le gambe, perché Andrea Mesiti si tagliano le gambe col 2-0, vero? Quando sei in corsa per cercare insomma di recuperare la partita, quindi esatto. E la cittanovese continua a giocare, Postorino che manda fuori una volta, poi Postorino e Ortolini rilevati tutti e due in posizione irregolare, poi un bel boli dal 32esimo, pensate, di Bonadio salvato da Tito sulla linea, e poi al 33esimo arriverà il gol di Postorino. Non doveva essere tardi, ma ahimè qualcosa è successo per non agguantare il pari. Eccolo qui il gol, convinto dal limite, servito peraltro da calcio d'angolo, e quindi ancora la Vibonese. La Vibonese che quando gioca, non so se Vincenzo l'aveva vista in altre occasioni. No. E sembra mai paga, insomma, si ricarica di continuo, sì, non lo so come fa. L'ultima quattro partite, quindi una squadra che sta crescendo. Ok, fatti uscire. La Nocerina la fa da padrona nella giornata del 3. 3 come gol segnati e 3 come la posizione riconquistata grazie alla vittoria per 3-0 appunto sulla Palmese. Decisive le reti di Russo, doppietta e Cavallaro. Vittoria che consente ai molossi di scavalcare l'Igea Virtus che ha perso contro il Portici e ritornare in terza piazza, sempre a meno 6 dal Troina capolista. Il tecnico rossonero conferma il 4-3-3 con una novità di formazione. A 8 per squalifica Matino, con Vitolo che scala da difensore e Di Minico nel ruolo di terzino. Il tridente offensivo è composto da Cavallaro, Russo e Diemè. Nel primo tempo parte benissimo la Nocerina, che al quinto minuto si rende subito pericolosa. Russo, servito dalla destra da Diemè, colpisce di prima intenzione, ma Capone fa buona guardia. È soltanto il preludio al gol, che arriva 2 minuti dopo. Infatti, su pressing di Diemè, Alvino recupera palla e mette al centro per Nicola Russo, il quale questa volta non sbaglia e segna il suo secondo gol consecutivo. Rigustiamoci con questo replay la nona gioia in campionato del fantasista Tarantino. Straordinario l'estremo difensore dei calabresi, che un minuto dopo effettua una grande parata su Nicola Russo. La Nocerina insiste e poco prima della mezz'ora viene premiata. Cavallaro vede Capone fuori dai pali e con un sublime pallonetto realizza il suo decimo gol in campionato. Doppia cifra per il capitano molosso, che si premia con questa grandissima prodezza. Nocerina 2, Pordenone 6-0 per la Nocerina.
La Palmese non reagisce. I padroni di casa sfiorano il tris più volte. La prima volta con Russo, la seconda volta con Alvino e la terza volta, quella più clamorosa, con Jérôme Dieme, che a pochi passi dalla porta c'entra una clamorosissima traversa. Nocerina completamente padrona del gioco. L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi sul 2-0. Nei secondi 45 minuti la Nocerina gestisce perfettamente il possesso di palla. La prima chance però è di marca ospite con Vitale, il quale, servito in profondità, entra in area di rigore. Calcia in porta, ma la sfera sibila il palo. Al 68esimo si rivede la Nocerina con un colpo di testa di Nicola Russo, il quale si spegne però sul fondo. Al 75esimo però la Palmese è costretta a capitolare. Infatti Nicola Russo approfitta di un errore colossale della difesa e supera in velocità il portiere Capone, depositando in rete per il 3-0. Doppietta per il folletto Tarantino, che si porta quindi anche lui in doppia cifra in campionato. Nulla più da segnalare dopo questa azione. L'arbitro fischia tre volte e manda le squadre sotto la doccia. La Nocerina esce dal campo vittoriosa e col terzo posto riconquistato. Allora, ritorniamo in studio. Abbiamo visto dunque le immagini di Vallo della Lucania, dove Roccella ha perso per 2-1 con la Gelbison, poi la vittoria della Vibonese ancora imbattuta sotto la gestione Orlandi sul campo della Cittanovese, poi la vittoria della Nocerina contro una Palmese che dopo una serie di risultati utili consecutivi ieri è stata stoppata malamente. Abbiamo visto anche un gol, il terzo per la precisione, che è stato letteralmente regalato dal portiere, però tante volte il portiere ha salvato la Palmese, quindi ci può stare anche al risultato ormai acquisito l'errore dell'estremo difensore. Allora, parliamo ora di queste altre squadre, Gesualdo, della Cittanovese. L'Isola ha vinto anche, diciamo, ieri, ma mi sembra che sia ormai segnata la sorte. E per quanto riguarda questa partita di domenica prossima del Roccella e poi anche la Cittanovese, ricordiamo che c'è il derby tra Palmese e Cittanovese, però c'è anche da dire che forse sarà anticipata al sabato questa partita, perché a Palmi ci sarà il carnevale e quindi viene anticipata al giorno prima. Prego. Per quanto riguarda la Cittanovese non possiamo fare altro che fare i complimenti, perché anche ieri ha perso contro una grande squadra, però dall'immagine mi pare che meritava anche qualcosina di più. È una squadra che ci dà grande soddisfazione, però nonostante il gran bel gioco, nonostante tutto, deve stare attento, perché non è che tanto lontano dai play-out, perché domenica o sabato giocherà contro la Palmese, che farà di tutto per fare 3 punti per uscire dalla zona play-out, e quindi sicuramente se dovesse vincere la Palmese rimette un po' in discussione non tanto il gioco, non tanto le qualità di chi la gestisce, ma sicuramente la preoccupazione che potrebbe essere di nuovo impelagata nella zona play-out. Per quanto riguarda l'Isola, è strano, perché dall'inizio dell'anno, leggendo il giornale, io l'Isola l'ho vista a Siderno, mi sono preso anche delle accuse perché mi sembrava, cioè qua a Roccella, sì, quando abbiamo fatto 1-1 e che ho detto che abbiamo fatto 1-1 contro una squadra di terza categoria, perché effettivamente mai visto giocare a queste categorie una squadra così male. Però leggendo il giornale ogni volta e vedendo i risultati, tutti dicono che la Cittanovese ha perso, ma meritava di vincere, perché sotto l'aspetto del gioco è una squadra che si esprime abbastanza bene. Però per quanto abbia fatto bene sotto l'aspetto del gioco, la posizione di classifica è tale che non penso che ti dà l'opportunità di evitare la retrocessione diretta. Tutto qua, noi pretendiamo solo, ci interessa tanto Roccella, ripeto e continuo a dirlo, troverà mille difficoltà domenica a giocare a Messina, perché è una squadra fortissima, poi giocando in casa, e poi se dovesse andare bene in settimana e vincere con la Cireale, la partita contro di noi sarà una partita che gli permette di arrivare vicinissimo, se non già nei playoff, e quindi troveremo mille difficoltà, perché ormai non abbiamo questa grande fiducia, però nel calcio può succedere di tutto. Mi auguro che questo passo negativo smetta e che Roccella finalmente porti a casa un risultato fuori casa, per poi naturalmente a sperare che continui a fare come sta facendo nelle ultime partite in casa e darci l'opportunità di dire che evita i play-out. Ricordiamo che nel Messina gioca Yeboah, che è l'ex di turno molto atteso. Messi, ti sta seguendo
il Roccella e le squadre in Serie D. Sì, a dire il vero poco, però seguo con il Roccella perché spero che riesca a mantenere la categoria, sia per quello che diceva il direttore del Bovalino, per il fatto dei playoff che abbiano un valore in promozione, ma soprattutto perché è una squadra del nostro territorio e ci teniamo che a mantenere una categoria alta. Certo, poi si accinge anche il Locri a raggiungere il Roccella. Curtale, quanti punti servono secondo lei per la salvezza matematica? Per quanto riguarda la Serie D, sì. Penso quelli che sono sempre serviti negli altri anni, intorno ai 42. Tra l'altro, voglio dire, lei è reduce, se non erro, anche dallo spareggio play-out dell'anno scorso, dove avete avuto il vantaggio di giocare in casa. Insomma, quella partita chiaramente rimarrà anche come segno indelebile. Però, insomma, a volte il fatto di giocare in casa non significa... Certo, c'è un leggero... No, giocare in casa... Vantaggio, no? Ma proprio ricordo leggero. Pure che negli anni 50 il Brasile giocò la finale del campionato del mondo al Maracanã davanti a 200.000 tifosi e la perse per 1-0 contro l'Uruguay. Ma il problema, visto alla partita dell'anno scorso che ti riferisci, è pure da dire che le colpe sono nostre, ma siamo arrivati a quello spareggio in condizioni sicuramente non ottimali, e non mi riferisco alla situazione fisica dei giocatori. Quindi dobbiamo solo ringraziare i ragazzi che fino a quella giornata e quello spareggio sono rimasti ad allenarsi professionalmente, anche se le condizioni non erano ottime, poco non idilliache. Allora, Pino, fammi riesumare infatti Pino Carella. Pino, sì. Dalla sala stampa, quale canzone e quale giocatore quale in vantaggio? È rimasto a Sanremo. Quale giocatore in vantaggio nel sondaggio? Il sondaggio, non mi mandare al sondaggio adesso, fammi fare la moviola prima. Sì, facciamo la moviola. Perché è uno scompiglio. Finalmente abbiamo risolto anche con i messaggi. Allora, i messaggi li abbiamo appena riattivati, c'era qualche problemino anche lì. Allora, andiamo a vedere intanto il rigore assegnato al Gelbison. Vi dicevo che secondo me dubbio, è stato bravo davvero Vladic a ingrandire l'immagine, e scopriamo una cosa, ecco, questo è l'impatto, si vedrà tra un poco l'immagine ingrandita e si noterà secondo me che il calciatore della Gelbison che va a cercare le gambe del calciatore del Roccella, ecco, non è questa l'immagine, attenzione, la telecamera è sempre quella, però ha ingrandito, eccola qui, questa qui, si vede chiaramente il pallone che si sposta in questo momento ed ecco che va a cercare la gamba e va giù. Secondo me questo non è calcio di rigore. Che dite? E qui chi lo può dire? Amato? Secondo me invece è il rigore. Rigore perché l'attaccante della Gelbison... Però vedi, in questo momento il calciatore del Roccellese la palla, sposta il pallone, il lui cerca la gamba invece. Lui si è messo davanti dalla palla, il calciatore del Roccella è andato, non è che l'ha accompagnato, ha tentato l'entrata, quindi... No, sposta, il calciatore Roccella prende il pallone proprio, rivediamolo un attimo. Ma nel rivederla non sembra che si scontrino proprio due della Gelbison? No, il calciatore della Gelbison, quando il pallone gli viene allungato, va a cercare la gamba e si vede chiaramente. Sì, ma lui si mette davanti per proteggere la palla. Ma chi? Ma se il calciatore del Roccella ha il pallone in quel momento, eccolo qui, guarda, in questo momento qua, tocca... Roccella è bianco, direttore. Sì, l'ho capito. Eccolo qua, questo qua. Il movimento della gamba. Un attimo solo, ecco, questo è il momento in cui tocca il pallone il calciatore roccellese. Poi se tocca, ma la palla non lo vedo, ma se tocca l'avversario è fallo. E diciamo che non aiutano le immagini. Se tocca la palla non è fallo, ma se tocca l'avversario tocca prima il pallone e poi l'avversario va con la gamba contro la gamba sinistra del Roccellese. Lui protegge palla d'esperienza quando l'arbitro fissa. Sì, sicuramente. Beh, vabbè, però se prende la gamba e palla Bosco, non facciamo più moviola. No, se prende la palla, non è il rigore. Infatti, ma se prende il pallone, perché lui si mette davanti dalla palla. Lui è stato molto furbo. Ecco, infatti. Andiamo al gol che è stato... Aspetta,
Facciamo commentare Cecco Curtato. No, dalle immagini sarei falso a dire, non ho capito nulla, né chi entra, sì, infatti, né chi esce. Però se tocca la gamba direttore, secondo me è rigore, sì, perché però... lui si mette a protezione dalla palla, lui non deve entrare in allora difensore. il pallone viene allungato, se il calciatore roccellese, fammi parlare un attimo, il calciatore roccellese tocca il pallone con la punta del piede, a quel punto il calciatore della Jebison cerca la gamba del roccellese e si vede chiaramente questo, nell'ingrandimento. Lo fa prima, e Mesiti. Allora andiamo nell'altro episodio. Bravo l'attaccante che sta parlando Andrea. Bravo l'attaccante a guadagnarsi il rigore, però se il difensore entra in maniera irruente in area in quel modo, a prescindere che tocchi la palla o meno, l'arbitro già qua ne stiamo discutendo con l'ingrandimento. Ma l'arbitro scusate, chiama ma il rigore. Se va sul pallone e tocca il pallone e il calciatore avversario ti viene addosso con la gamba, che rigore è? Non è rigore questo. Se tocca la palla non è rigore. Appunto, ma io te lo sto dicendo lui, che tocca lui il pallone, prima fa il movimento a protezione della palla, a mettersi tra il difensore e la palla. Se il difensore lì non entra e lo accompagna, è girato, non è verso la porta, deve andare solo sull'esterno. Rivediamolo un attimo. Lui è entrato. Proviamo a chiarire questa cosa. Va. Non si vede niente. No, si vede nell'ingrandimento invece. E io provo a stoppare nel momento in cui il poi calciatore si mette la protezione. Non è che lo va a cercare, lui va a proteggere la palla e il difensore del Roccella entra, non è che l'accompagna. Aspetta un attimo, adesso si vede nella prossima immagine, il prossimo frame è quello giusto, un attimo solo, eccolo qui. Sicuramente io se fossi un attimo stato solo, eccolo dopo, qua. Dopo questo, questo è il momento. Il rigore si fischia dopo un minuto, è al 96esimo. Se fossi stato l'arbitro dopo 4 minuti non l'avrei dato il rigore nel dubbio. Nel dubbio? Condizioni la partita. L'arbitro è lì per decidere però su quello che succede, sì, sia al primo minuto sia al 90esimo. Poi se non c'è, se tocca prima la palla, va bene, non è rigore, ha sbagliato. Però secondo me andiamo a vedere l'altra contestazione ed è il gol, secondo me, regolare questa volta della Jebison. Eccolo qui, non è fuori gioco assolutamente, lo rivediamo adesso al rallenti. Si vede chiaramente il momento del passaggio è al di qua della linea difensiva del... e poi è nettamente al di qua. Beh, non mi pare che ci siano state proteste neanche da parte del Roccella, no? Quindi si parlava di contestazione. E poi dobbiamo chiarire una cosa, le immagini della partita da Cittanovese non sono confezionate da noi, cioè non le facciamo, così come ce le mandano non le mandiamo. Quindi abbiamo solo questo episodio che riporta un fuorigioco, quindi un gol annullato, eccolo qui, della Cittanovese. Adesso vediamo sul rallenti e lo stop nel momento in cui passa il pallone, che probabilmente potrebbe essere fuori gioco, non chiariscono le immagini, però vediamo un attimo se questo essere in linea per verificare, certo. Sì, bisogna capire se eccolo qui, questo qui. Il calciatore è al di là della linea, ma di poco, però c'è quest'altro calciatore qui, questo sulla freccetta, la vedete qui in basso, eccolo qui. Quello la potrebbe non essere fuori gioco, ad ogni modo il direttore di gara c'è il guardarina che l'ha dritto. Ci siamo Pino, come ci siamo come episodi, dico sì sondaggio, abbiamo solo il sito. Beh, come siamo col sondaggio, come siamo adesso? Andiamo sul sondaggio, così accontentiamo anche Anna. Allora, andiamo, è curioso, sul sondaggio, è curioso. Un attimo che lo aggiorniamo un attimo. Televoto sulle mani, giù le mani. Un attimo che lo stiamo aggiornando, un attimo solo, eccolo qui, è arrivato. È cambiato poco, ha aumentato il distacco Ciccone, che è salito al 44%, secondo rimane Coris, e poi punturiere dell'Ocri con il 15%, sta avanzando anche Albanese del Gioiosa con l'11%. A voi. Allora, riprendiamo qui per quanto concerne il commento su questo campionato, conosciamo meglio Plescia, poi andremo in pausa pubblicitaria e poi partiremo con l'eccellenza e la promozione, approfittando anche degli ospiti che abbiamo in studio, la Bovarinese rappresentata da Antonio Amato, direttore sportivo, Andrea Mesiti del Gioiosa Ionica e poi anche Cecco Curtale. Avremo le immagini della partita vinta ieri dal Siderno. Vi ricordiamo che avevamo invitato anche qualche esponente del Locri Calcio, abbiamo contattato il segretario Stalteri, il quale ci ha dichiarato che per questa settimana non c'era nessuno disponibile. Noi siamo sempre qua chiaramente per dare spazio a tutte le società del nostro comprensorio in maniera particolare, affinché si possano conoscere. Beh, anche la settimana scorsa abbiamo contattato Stalteri, stessa risposta. Vincenzo, in che settore giovanile sei cresciuto? Sono cresciuto nel settore giovanile del Palermo, ho fatto 10 anni lì, dai Pulcini fino alla Primavera.
personaggi importanti del calcio siciliano che sono stati, a cui, anzi, sotto le cui direttive sei stato? Ma più che altro con cui mi sono allenato in prima squadra con Dybala, un ragazzo molto giovane che aveva molta voglia di crescere, infatti adesso si vede anche alla Juve, è diventato totalmente un altro giocatore. Poi per quanto riguarda allenatori, anche mister Bianco, Siracusa, mi ha fatto crescere molto, come mister Giampà sta facendo qui a Roccella. La prima, la prima differenza che noti a livello di impatto tra il calcio calabrese e quello siciliano? Ma diciamo che un po' somigliano, dico, fanno parte sempre tutte e due del sud. Secondo me è un po' il calcio siciliano un po' più accanito, un po' più. Ci tengono di più alla partita. C'è uno ius pugnandi, come si dice, un animus pugnandi, ecco, grandi lottatori. E perché hai scelto Roccella, Plesch? Scelto Roccella, il mister mi voleva fortemente, io ho notato anche la squadra era un po' in difficoltà come lo è tuttora, ma spero di poterla fare rialzare insieme a tutti i compagni. Sai cosa ho notato quando sei entrato, quando hai fatto il tuo esordio? Tu eri a Roccella da due giorni, tre giorni, sì, no? E sei partito in sordina solo per 5 minuti, dopodiché sei esploso, cioè ti muovevi con disinvoltura tranquillamente, come se tra di voi ci fosse un'intesa particolare. E perché tu riesci tranquillamente ad entrare nelle corde di qualsiasi squadra perché fai un tuo movimento particolare, o è proprio questo ambiente che hai trovato? Oltre che i compagni, come tutto lo staff e la società, mi hanno accolto nel migliore dei modi, io sono anche abbastanza esplicito con i compagni, dico, a dialogare. Mi sono sentito a mio agio subito quando sono entrato, ho visto la squadra in difficoltà, un po' come noi siciliani, il sangue agli occhi, e volevo vincere a tutti i costi la partita. Sono fatto così. Alcune brevi domande anche per gli altri ospiti. Mesiti lo conosciamo bene. Hai qualche rammarico per quanto riguarda la tua carriera? Perché sicuramente meritavi... Forse può essere anche un piccolo rammarico, è quello dettato dal fatto che non c'è più la squadra nella quale io mi sia cresciuto, e che magari adesso era proprio il momento migliore di quel gruppo. Che era il Marina di Gioiosi. Perché adesso magari si potevano raccogliere i frutti di un lavoro fatto negli anni precedenti, però... Quella era una bella squadra. Sì, dai. Perché da giovani loro trainavano una squadra, figurati ora, maturi e peraltro protagonisti in diverse formazioni. Un bel gruppo, no? Un gruppo di amici che tuttora, nonostante giochiamo in squadre differenti, la sera ci incontra, ci si esce, quindi l'unico rammarico è quello. Per il livello di Serie D di adesso ti è mai venuto il pallino? Dici, però me la potevo fare anch'io una stagione. No, io vivo lo sport come un divertimento. Magari la Serie D è una cosa impegnativa, è un qualcosa che... E vi ritrovate, ti ritrovi assieme a Matteo Carboni magari... ogni tanto, certo, giusto? Sì, no? Sì, Matteo Carboni, di quella squadra che c'era. Valle Longa, i Gemelli Aquino, Palermo, Gioiosa, Albanese, Frascà. Andrea, ieri ha lanciato Marco Albanese a rete con un esterno delicatissimo ad occhi chiusi lo ha tranquillamente involato. Quest'anno non mi pare ha avuto espulsione, no? Perché diciamo, negli anni passati ogni tanto. Ormai ho raggiunto un livello di maturità che è idoneo alla categoria. Diciamo. Benissimo. Cecco, questa vittoria con la Mantea è giunta dopo due sconfitte consecutive. Ci credete al secondo posto? È giusto crederci, nonostante le altre squadre stiano rinvenendo? Diciamo, ci abbastanza. Mancherebbe, dalla prima giornata che siamo tra primo e secondo posto, quindi è giusto crederci, perché abbiamo dimostrato che possiamo meritare questa piazza d'onore. Sappiamo che ancora è difficile perché abbiamo alcune squadre a pochi punti dietro di noi, squadre che pure all'inizio del campionato erano pronosticate per la vittoria del campionato e che si ritrovano attardati forse inaspettatamente. Noi abbiamo avuto queste due trasferte dove abbiamo raccolto due sconfitte, secondo me
non in modo meritato, perché sia a Castrovillari sia a Cotronei potevamo prendere due pareggi, perché secondo me erano partite da pareggio, però merito alle squadre che hanno vinto, è inutile recriminare o trovare scusanti, ha ragione chi alla fine porta i tre punti a casa. Ieri era una partita difficile per noi, perché volevamo a tutti i costi ritornare a prendere i tre punti. Siamo stati bravi pur nelle difficoltà, perché la Mantea ha fatto, come forse era giusto, una partita molto sulla difensiva, e quindi dopo un primo tempo che è finito sul nulla di fatto non ci siamo innervositi, siamo stati bravi a trovare la rete del vantaggio con Coris e poi il raddoppio con Ciccone. Senti, vedremo. Nel futuro Scalea come lo vedi? Come la squadra che ha vinto 6 volte in casa o come la squadra che ha perso 4? No, lo vedo, perché l'ho visto pure in TV a Castrovillari, è una squadra tosta, difficile, ha alcuni ottimi giocatori in avanti, poi riescono ad abbinare la fisicità di Mandarano con alcuni giocatori molto veloci e bravi tecnicamente, quindi per noi domenica sarà una partita difficilissima, pure perché loro stanno passando un ottimo periodo, quindi per noi sarà davvero un banco di prova importante. Speriamo di fare una buona partita, anche se devo essere onesto, preferirei non fare una buona partita ma tornare con i punti a casa. Locri imprendibile per Curtale? Locri imprendibile, diciamo la solita frase, nel calcio mai dire mai, 12 punti sono tanti, sicuramente è giusto non con le parole ma con i fatti crederci fino alla fine, e noi dobbiamo pensare a fare domenicalmente il massimo e poi alla fine del campionato verremo. Se Locri vincerà come ormai sembra il campionato, dovremmo dire solo bravi ai cugini Amaranto. Noi per quanto ci riguarda dobbiamo pensare a noi stessi e cercare domenicalmente di portare a casa il massimo profitto. Allora, una domanda ad Antonio Amato e poi faremo chiudere a Gesualdo Albanese con il campionato di eccellenza. Antonio, prima del... Sì, dimmi. Sì, allora, volevo tornare un attimo sul rigore, ti spiego perché. Perché un telespettatore ha chiamato e giustamente ci ha fatto notare una cosa che a noi era sfuggita praticamente a tutti, però se andiamo a vedere le immagini, probabilmente questo calciatore della Jamison è in fuorigioco. Il secondo. Eccolo un attimo, eccolo qui, l'altro, esatto. È in fuorigioco, vedete, partecipa all'azione attivamente. Quindi non è vero. È vero. Nel momento del passaggio. È vero. È in fuorigioco perché va... È vero, è vero. No, va a partecipare all'azione. Sì, se non partecipava... No, no, è un episodio, è vero, questo, è vero. Qua che... È vero. C'era sfuggito, chiaramente. Vabbè, noi sono molto attenti i nostri telespettatori. Sì, assolutamente. Più di noi. Sì, sì, ma più che il rigore era da fermare l'azione per fuorigioco. Io entrambi. No, perché non tocca palla, quindi non la puoi fermare per fuorigioco. Partecipa all'azione, ma non ha tirato. Lo so, ma è fuorigioco. Ha partecipato all'azione, quindi, non c'entra nulla. Okay. Va ad ostacolare proprio il calciatore, e quindi partecipa all'azione. Accurato, che non era calcio di rigore allora, quindi Roccella penalizzato, Amato. La Bovalinese, dicevamo, perché c'è stato un periodo in cui non si sentiva bene l'emittente, quindi ripetiamo quello che ho detto, la domanda che ho fatto prima, cioè questo derby con la Bovalinese, che, con il San Luca che è tornato dopo tanti anni di assenza, ha visto prevalere voi, bellissima cornice di pubblico ieri allo stadio di Ardoro, una Bovalinese che si trova in piena zona playoff a questo punto, come dicevamo anche ieri nel collegamento, un pensierino ce lo fate anche ad una possibile promozione in eccellenza? Assolutamente, che ce lo facciamo adesso, ce lo facciamo adesso che il primo obiettivo è stato raggiunto, che era quello della salvezza. Adesso abbiamo preso anche... Abbiamo bisogno di nuovo del gelato. Vai. Allora, ecco qua. Amato ha stregato il microfono. Saranno le batterie. E niente, stavo dicendo, sì, tu dicevi per il derby aveva una importanza particolare, inutile a nasconderlo, ci teneva tutto l'ambiente, tutta la società, tutto il paese, e l'abbiamo vinta, credo, molto meritatamente. Per quanto riguarda adesso che siamo nei playoff, stiamo raccogliendo il frutto del lavoro fatto da tutti, perché onestamente devo dire le cose come stanno, a Bovalino adesso si respira un'aria
un'area che si può fare calcio, dalla dirigenza che non ci fa mancare nulla, che ci sono 15 dirigenti, 15 professionisti, e non citarne sempre gli stessi, il presidente Cartisano, Verrigno, ma ci sono persone, professionisti seri come il dottore Gangemi, il dottore Cinanni, che nel silenzio non ci fanno mancare nulla e dico nulla, e rimangono fuori dalle scelte tecniche dell'allenatore, che sta facendo cose veramente egregie, Alberto, di cui io sono sempre a stretto contatto, ma ti posso dire che è un ragazzo serio, passionale, che lavora tanto, e la domenica quello che riporta tutta la settimana si rivede in campo. Questi ragazzi stanno crescendo, quei ragazzi che ho tanto voluto lo scorso anno, che erano a Rocella, nella Juniores, in cui il direttore li conosce bene, e stanno giocando 4-5 con 4-5 per quota domenicalmente, e i risultati si stanno vedendo. Adesso piano piano ci sta tornando anche Antonio Federico, che ieri ha fatto un gran gol, ieri onestamente, e sono contento per lui, perché ha sofferto tanto, perché non stava bene fisicamente, ci teneva a fare bene, ha avuto un infortunio di lunga durata, e adesso piano piano ha avuto anche lui questa soddisfazione ieri a fare gol in una partita che per un bolognese doc come lui valeva doppio. Ti posso dire, Antonio, che onestamente a Bovalino bene, bene su tutto, bene perché la dirigenza lascia fare al settore tecnico, io, il mister è tranquillo sulle scelte, non c'è pressione, e perché no, adesso stiamo bene, veniamo da 5 vittorie e 2 pareggi, adesso gli altri si devono preoccupare della Bolognese. Ok, Gesualdo, parliamo del campionato di eccellenza, prima della pausa pubblicitaria, la prima, dicevamo, questo campionato sempre più nel segno dell'Ocri, ha vinto a Palmi ieri col Gallico Catona. Ma non è perché l'Ocri, diciamo, che vince il campionato, perché il risultato ormai a 12 punti mi pare dalla seconda, il fatto è che una squadra, come ho sempre detto, è all'altezza della situazione, è una squadra che l'anno prossimo non deve cambiare molto per poter fare anche la Serie D, quindi sicuramente poi aggiungiamo anche il pubblico, la società e tutto quello che viene dietro. Quindi, Stadio nuovo pure probabilmente. Quindi penso che il Locri non ha nessuna difficoltà. Quello che dico è che ci auguriamo tutti che il Siderno, dopo 2 sconfitte consecutive, finalmente è tornata alla vittoria, ha riguadagnato il secondo posto, e sarebbe molto importante che arrivasse secondo per avere qualche vantaggio in più rispetto alle squadre che inseguono, perché continuo a dire che non tanto il Cotroneo, che ci credo, ma non ci credo molto, ci credo molto su Castrovillere, perché io mi baso sempre sull'allenatore e dico che è una squadra che, se avesse cambiato l'allenatore un pochino prima, forse avrebbe dato qualche difficoltà anche all'Ocri. Comunque è un campionato molto bello, un campionato molto equilibrato, che questo equilibrio l'ha rotto solo il Locri, guadagnandosi il primo posto e mantenendolo ormai da tanto tempo. Diciamo che è stata una giornata pro Siderno, perché l'Acri ha perso con l'Aurora, certo, Reggio, il Castrovillari, e anche il Castrovillari ha pareggiato, quindi casa. Ci auguriamo, però mi dispiace, come dicevamo prima, che una squadra che è partita appena all'inizio, addirittura il primo posto, e ora sempre al secondo posto, il pubblico non la segue con quella passione che io mi ricordo quando giocavo a Siderno, che la nostra soddisfazione più grande era quella di dare soddisfazione ai nostri tifosi, perché venivano tutti a vedere la partita. Quindi mi auguro che i tifosi capiscono che anche il secondo posto è un ruolo importante per poter aspirare anche al passaggio. Beh, forse di categoria. Ieri era giornata di carnevale, tanti saranno. No, ma si lamentava Curtale, sì. Dice non tanto ieri, perché se fosse stato ieri avrebbero trovato delle giustificazioni. Però dice che non è che c'è questo pubblico che la segue con tanta passione. Solo in occasione del derby, nelle primissime partite, quando la squadra si trovava al primo posto, poi via via è scemata, diciamo, la presenza allo stadio, ma è importante anche per quanto concerne poi l'incasso, chiaramente la società può utilizzare anche queste piccole somme che le possano consentire di affrontare, diciamo, il campionato con una certa serenità. Andiamo in pausa pubblicitaria per qualche minuto e poi ritorneremo sempre qui in studio per vedere le immagini di Siderno Amantea, per parlare ancora del campionato di promozione e di prima categoria. Ancora una clip preparata da Anna Maria. Il calcio 5 cosa ha fatto ieri? Sono fermo col calcio 5, questa settimana siamo concentrati su altro, esatto. Pino? Pausa per Sanremo, anche lei. Pausa Sanremo? Sì, sicuro. Pubblicità. We'll be right back.
Stocco e Stocco Cittanova, numero 1 per servizio e qualità, vi aspetta nel nuovo punto vendita a Bianco, in via Cristoforo Colombo, sulla statale 106. Tutti i giorni, direttamente da Cittanova, Stocco e Stocco approvvigiona il tuo punto vendita più vicino, a Bianco e a Siderno. Stocco e Stocco Cittanova, il piacere di gustare lo stocco, ma quello buono. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. Mimmo Salerno, Corso della Repubblica, Siderno, classico e casual uomo-donna. Full Travel Service, via Cesare Battisti, Siderno. Agenzia viaggi, biglietteria aerea, ferroviaria, marittima, pacchetti turistici, crociere, autonoleggio, motonoleggio, navette aeroporti con trasferimenti da e per Lamezia Terme. Viaggi in bus, da moltissimi anni al top per quanto riguarda tutto il settore turistico e non. Personale competente e disponibile per ogni vostra esigenza. Full Travel Service, via Cesare Battisti, Siderno. Viaggiare sicuro. Stessa grinta, stesso spirito, stessa forza. Quando incontri un'emozione che ti somiglia, non puoi fare altro che viverla. Guida Giulietta Diesel 120 cavalli. Oggi con finanziamento meno 1000 FCA Bank è tua a 17.500 euro. Calauti veste gli spazi del vivere. Calauti e ceramiche, arredo bagno, parquet, porte e scale. L'estate che ricanterai, il giorno che ti ricorderai. Calauti, il calore che piace alla natura, ti propone caminetti, stufe a legna e a pellet. Calauti si trova a Marina di Gioiosa Ionica. Visitalo in anteprima attraverso il sito web calauticeramiche.com. Semplicemente come sei, esattamente. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Cosa facciamo? Ci prendiamo cura della tua bellezza. Carbossiterapia, RF medicale corpo, luce pulsata corpo, mesoterapia, peeling chimico, biorivitalizzazione, RF viso, luce pulsata viso, ossigeno zono e mesoterapia ed ancora esame baropodometrico computerizzato del piede. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Allora, eccoci di nuovo in diretta. Vi ricordo che siete sempre collegati con Telemia. Sono le 22.40, abbiamo ancora 45 minuti di trasmissione. Andiamo a vedere le immagini su Siderno. Stavamo notando insieme, sì, che i messaggi hanno avuto un blocco, quindi se qualcuno dovesse inviarli e non li trova in onda, non è una questione di filtro. Dovremmo mandare Nino Frassica in blocco tecnico a fare, diciamo,
Pino, facciamo perquisire la nostra regia. Abbiamo un problema al service, non dipende nemmeno dalla nostra volontà. No, assolutamente, sì. È un problema proprio telefonico. Allora, andiamo a seguire questo servizio su Siderno Amantea. Di conseguenza possibilità enorme di allungare, ecco parte intanto l'incontro, ha fischiato Zangara di Catanzaro. Piove a tratti, sole che va e viene, giornata abbastanza rigida. Actpan intanto di testa a svettare, poi Coris si riprende il pallone, la puntata in avanti, attenzione da Siderno, Ciccone in piena area di rigore, fuori gioco, segnalato fuori gioco, ma davvero azione da rivedere, a mio avviso non ci stava il fuori gioco. Lancio di Minici a tagliare e poi Actpan in aria, parte il tiro, addirittura in porta, la presa del portiere abbastanza incerta, ma riesce a fermare il pallone. Actpan va via l'avversario senza commettere fallo. Actpan non guarda però in area di rigore, poi trova libero Coris sotto misura, non riesce ad impattare bene, ancora stavolta posizione utile, il lancio verso Coris, ancora Canfri di destro, pallone al lato, Minici, Actpan si gioca ancora, altro lancio di Actpan, facile per Sesti. Finisce intanto il primo tempo, risultato 0-0 dopo quelle due fiammate sidernesi, si è visto poco e nulla, quindi risultato pressoché giusto questo ad Occhiali che arriva qui dal Raciti. Partito il secondo tempo di Siderno a Mantea. Cagliò tiene palla, il problema per il cross che avviene adesso, attenzione perché ha rischiato il vantaggio la Mantea nell'unica azione che si è vista. E a proposito di Carnevale, volevo ricordarti anche Putignano, meridionale come Acireale, sono un altro Carnevale eccezionale. Ecco Actpan sotto misura, Canfri ancora Siderno e c'è il gol! Arriva il gol di Coris! Gol di Coris! Coris su passaggio di Ciccone che avevo spesso criticato in questa partita, è riuscito a fare l'assist. Coris innesca ancora la corsa di Ciccone, Papaleo, Aidibi, Ciccone verso Coris, ancora fuori gioco, altra azione da rivedere. Ecco parte intanto la punizione, Pizzoleo di testa a liberare l'area di rigore, poi da una lunghissima distanza l'impatto, ancora Pizzoleo, poi Papaleo a prolungare la traiettoria, posizione buona, Coris va via, palla al piede, Coris ancora porta completamente sgombra anziché provare a calciare, l'ha piazzata ed ecco il gol, arriva il gol del raddoppio del Siderno ed è Ciccone l'ha messo nel sacco, match ball e dunque partita chiusa. Ciccone su assist di Coris, proteste contro la terna arbitrale, a loro giudizio la posizione di allora raddoppio di Ciccone, posizione sospetta però secondo i calciatori ospiti e azione da rivedere anche questa. Finisce qui, è finita il Siderno, ha superato la Mantea per 2-0 e si consolida il suo secondo posto che era stato minato da due sconfitte consecutive che hanno messo in dubbio, in forse questa posizione di classifica, invece oggi viene in qualche modo, anzi senza qualche modo, davvero consolidata. Allora Pino, mi pare che ci siano diversi episodi, no? Da Moviola, sì, come ci dicevi. Andiamo a vedere questi tre episodi controversi. Intanto la topica clamorosa presa, non è questo ovviamente, e ancora siamo all'azione precedente, un attimo di pazienza, ci arriviamo subito. Allora, dicevo, di topica clamorosa presa dalla terna arbitrale, ma si era visto già nella diretta che il gol era regolare. Eccolo qui, lo rivediamo un attimo.
questa è l'azione, si vede chiaramente che è in posizione utile, non è assolutamente fuori gioco, la bandierina è alzata, però non era fuori gioco questo, lo rivedremo adesso al rallenti. Cursano è squalificato per queste cose, quindi non può esprimersi. Solo due mesi mi hanno dato, perché è capitato che il signore con la bandierina... Alzate Curtale perché non lo sento giù. Dico, sono stato squalificato due mesi. Eccolo qui, vedete? Rivediamo un attimo, questo è il momento, non è fuori gioco, parte nettamente in posizione regolare. Non è che hanno manche in linea, andava uno staccato in due metri. Peccato, era anche una bella azione. Sì, no, ha segnato la partita perché eravamo al terzo di gara, Quindi insomma la partita cambia totalmente. Ecco qui, questa è l'azione, momento dello stop. Era questo in mezzo, che lo tenevo. Proprio il centrale che stacca. Sì, siamo tutti d'accordo. Non c'è dunque fuori gioco. Andiamo alle altre azioni, anche queste controverse. Andiamo a quest'altra azione qua un attimo solo. La prepariamo. Diciamo sempre che al gol ci può stare annullato. Anche in Serie A con la VAR. Questo è il gol annullato e secondo me è fuori gioco di poco, ma è fuori gioco. Adesso lo vedremo nel fermo immagine che ha preparato Vladic. Un attimo solo. Questo è il momento del lancio e vedete, si tratta proprio di centimetri. È leggermente al di là, secondo me. Siamo d'accordo con te. Quindi questo è fuori gioco, mentre il gol del Siderno, il secondo, è assolutamente regolare. Lo andiamo a vedere. La sensazione che dà è questa. Ecco qui la ripartenza. Penso tutta l'azione praticamente, eccola qui, parte con sbilanciata, ecco qua, sono 3 contro 1 praticamente, contro il portiere. Allora, ancora Coris, in questo momento nettamente, posizione regolare, è al di qua dei calciatori, quindi è assolutamente immotivata la protesta della Mantea sul raddoppio del Siderno, Siderno che è stato penalizzato con quel gol che insomma... era completamente regolare, insomma nell'azione veloce in qualche modo. No. Ok, Curtale. Volevo dire a Carella che visto che ci aveva annullato il primo gol, era normale che doveva annullare il secondo che c'era il fuorigioco, se no se annulla quello buono è giusto che annulli quello che non è buono, ci mancherebbe. Allora, domenica prossima il Siderno va a... Chiedete qualcosa a Curtale del Catanzaro. E il Catanzaro ieri ha perso malamente in casa con la Sicula Leonzio per 3-0. Sì, vabbè. Ritorniamo. No. Ritorniamo sul fatto che quando fu esonerato Erra, un allenatore che a me lo sanno parecchi a Catanzaro non è mai piaciuto, è stato scelto uno come Dionigi. Mi sono permesso, sempre stimolato da amici di Catanzaro, a dire che io il calcio lo vedo molto meno filosofico di qualcuno. Se uno va ad allenare in 10 squadre e 9 viene esonerato, penso che non sia un grande allenatore. Siccome c'era la possibilità di prendere un allenatore come Piero Braglia, che era stato a Catanzaro e aveva portato il Catanzaro in B e dove è stato il 90% delle volte ha fatto bene, non avevo capito la scelta della società su Dionigi. Ieri c'è stato questo marasma generale con la Sicula Leonzio, qualcuno ha iniziato a imprecare più di qualcuno contro Dionigi, Braglia a Cosenza sta facendo benissimo, però quello che avevo detto io, ma no perché faccio il mago, perché ripeto, chi viene esonerato 9 volte su 10 e chi fa bene 9 volte su 10, penso che qualcosa possa significare, solo questo. Comunque speriamo che il Catanzaro, visto che quest'anno è una società forte, con noto, riesca a salvarsi. Mi pare che si erano giochi di sabato poi la prossima con l'Acri, è vero? Sì, giochi in anticipo televisivo. Sì, sabato. Allora, parliamo ora di promozione. Con Andrea Misiti prima e poi con Antonio Amato. Poi chiaramente ci vorrei, anche il punto di Gesualdo Albanese. La partita con la Villese sulla carta sembrava abbastanza facile, invece l'avete vinta... con molta sofferenza, È stata molto difficile, anche perché sì che la Villese si presentava con molti giovani, però ci ha messo seriamente in difficoltà, anche se poi alla fine siamo riusciti a vincerla e
L'importante era quello alla fine. Ma ieri Anna nel commento mi diceva che un po', diciamo, dalle tribune, insomma, qualcuno vabbè, non era proprio contento al 100%. Con una certa impronta. Sì, no, vabbè, c'è stata un po' una critica anche nei confronti della Villese, perché giustamente è una squadra che non si presenta durante il campionato in un terreno di gioco e poi ricomincia a presentarsi un po' rimaneggiato. Per noi che giochiamo tutte le partite, un po' ci svantaggia, ci ha svantaggiato, anche perché noi siamo andati a Villa e abbiamo perso, quindi diciamo... Ieri hanno avuto anche un problema di ritardo, c'è una macchina che ha avuto un problema, hanno dovuto cambiare macchina... Alcune volte queste cose li falsano un po' i campionati, perché se tu ci giochi con una squadra che con determinati calciatori e poi la tua diretta avversaria invece ci gioca con la primavera e la stessa squadra, un po' diciamo che è svantaggiosa la cosa. Certo, assolutamente. Amato, invece voi a questo punto, a 9 giornate dalla fine del campionato, dovete cercare di collocarvi in una posizione di classifica, diciamo, più alta possibile, perché così avete l'opportunità di giocare in casa la partita play-off. Sicuramente, noi tenteremo di fare bene già da domenica a Boccale, perché cercheremo di fare tutte le partite, come diceva Misiti, per non far stare alcun tipo il campionato e fare il nostro campionato. La società ci ha creduto quando non ci credeva quasi nessuno, stampa comprese, ci ha creduto e mi ha dato la possibilità, e lo voglio ringraziare qui pubblicamente, a Fabio D'Agostino, che è arrivato dopo oltre 40 anni suonato, è arrivato con l'entusiasmo di un ragazzino a Bovalino e ci ha dato quella tranquillità dopo il grave infortunio che ha avuto il portierino nostro, che si è rotto il perone, a cui lo aspettiamo al più presto al campo. È arrivato Fabio e ci ha dato un'ulteriore sicurezza, e la società ha dato un segnale a tutta la squadra di fare bene, che se arrivano i playoff non ci tireremo indietro. Già domenica a Boccale venderemo cara la pelle. Si è sbloccata la situazione messaggi, però giustamente c'è una lamentela, probabilmente si vedono in onda quelli locresi e non quelli del Siderno, che sicuramente starà controbattendo, però c'è un blocco, ho provato a mandarne uno anch'io col telefono da qui, effettivamente non va in onda. Gesualdo, vogliamo parlare? Abbiamo appena ripristinato, Anna, quindi gli ultimi messaggi sono quelli pervenuti. Sì, quindi eventualmente chi l'avesse mandato non lo vede in onda, lo rimandi tranquillamente. Gesualdo Albanese, parliamo di questo campionato di promozione, è un campionato dove il Boccale sembra ultimamente stia viaggiando a mille, però ancora non è chiuso il campionato, no, anzi è apertissimo. Tanto un bel campionato dove c'è da fare elogi alla Bovalinese così come al Gioiosa. Il Boccale sta mantenendo in pieno quelle che erano le aspettative, l'abbiamo sempre detto e continuo sempre a dirlo, che con mille difficoltà, perché ci sono tante squadre valide per poterlo ostacolare, questo passaggio di categoria con semplicità e con tranquillità, alla fine il campionato lo vincerà. Però i complimenti continuo a farle alla Gioiosa, che non aveva in programma questo tipo di campionato che sta facendo, così come la Bovolinese, ero convintissimo che avesse fatto bene anche nei momenti in cui aveva difficoltà. La posizione di classifica era tale che mi faceva pensare che avevo sbagliato tutto nel giudicare la Bovolinese, invece si sta riprendendo alla grande, al punto che sicuramente farà i playoff. Era la prima posizione, come dicevo. Il Boccale ha qualcosa in più rispetto a tutte le altre squadre, ma non è un qualcosa che è cresciuta perché è stato bravo l'allenatore o è stato bravo i giocatori che sono andati, è stata brava la società che l'ha messa a disposizione l'allenatore, quei giocatori e quell'allenatore che gli permetteva di mantenere l'obiettivo che era nato già da quest'estate. Quindi è un campionato bello, molto equilibrato, ma il Boccale sicuramente alla fine farà suo. Flash, segui questi campionati minori in Calabria oppure sei concentrato sulla tua? Sono concentrato sulla Serie D al momento e anche un po' sulla C. Segui, diciamo, questi campionati. Per quanto riguarda, ecco, qualche calciatore che secondo te merita in Serie D e che meriterebbe magari di giocare in categorie superiori, anche tuo compagno? Come miei compagni penso che anche Capitan Malerba, che ha fatto la C, meriterebbe di salire, come alcuni miei compagni. Che tipo di giovane hai trovato?
Rumbo, Ritano, che ne pensi? No, 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 sono giovani che sicuramente hanno tanta voglia di crescere. Allenamento dopo allenamento crescono anche loro. Dico, siamo la maggior parte tutti giovani e abbiamo tanta voglia di crescere. Pittelli ti somiglia secondo te come caratteristiche? Come lo vedi, Andrea? Pittelli è un giocatore più va sul dribbling, io più proteggere palla, scaricare, attaccare la porta. Lui magari un po' più brevellino. Io vorrei chiedere a mister Albanese una questione proprio prettamente tecnica, perché mi pare che il mister Giampadel Roccella ogni domenica un po' vada a cambiare la formazione iniziale. È chiaro che da un certo punto di vista significa adattarsi all'avversario, ma è anche vero che un'organizzazione di gioco che magari ottiene anche risultati importanti viene snaturata perché non si dà la continuità nel modo di giocare. Cosa pensa il mister? Ma io dico quello che ho detto in qualche settimana fa, dico che ero un allenatore che mi basavo molto su quelli che potevano, era un calcio diverso, diciamo, però 8 erano quelli titolari che se non gli prendeva la febbre a 40 giocavano sempre e naturalmente i 3 venivano sostituiti di volta in volta per cercare di mettere quelli più in forma, quelli che la squadra avversaria mi faceva pensare che erano utili per quella partita. Per quanto riguarda poi la squadra avversaria non la guardavo nemmeno, tu non c'eri, io ho detto che l'anno che allenavo in B avevo un osservatore che era da 3 anni in quella società, nel momento in cui sono andato a fare l'allenatore le ho detto di continuare a fare l'osservatore perché è giusto rispettare il contratto, è giusto fare anche, visto che è la sua professione, di prendere dei soldi per naturalmente il suo lavoro. Certo. Però le ho detto la domenica vai al mare, divertiti perché non mi interessa la squadra avversaria. Ma ora ci sono 5 sostituzioni. Ecco, poi c'è da dire che le cose sono cambiate perché ormai fra l'altro con l'obbligo di far giocare gli under e avere 5 ragazzi a disposizione è giusto che l'allenatore anche li faccia pensare che si devono impegnare tutta la settimana, ma è giusto anche dare l'opportunità a questi ragazzi di mettersi in mostra. Io non sono d'accordo però perché sui 5? No, sul fatto che lui snaturi, perché onestamente ci sono state una serie di gare in cui ha riproposto, lui ancora non c'era, la stessa formazione. Lui stesso ha detto io non cambio la squadra, bensì cambio l'atteggiamento della squadra, cioè il modo di pressare o meno secondo il cambio che fa l'allenatore avversario e quando cambio a livello di elementi lo faccio perché qualcuno deve respirare, non mi quadra qualche reparto o qualche uomo in meno. Cioè sono cose che lui ha sempre chiarito, altrimenti poi andiamo in contrasto perché o risultiamo come quelli che non ascoltano, ma qui questa specifica l'ha fatta soprattutto domenica scorsa, quella tu non l'hai ascoltata. Ma stai rimproverando Antonio? No, 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 ha fatto proprio un... abbiamo fatto un'intervista. No, volevo dire che lui ha detto... Che... È chiaro che il mister no, non era rimprovero perché non c'era. Il mister, noi facciamo i giornalisti. Certo. Abbiamo fatto proprio un'intervista sulla tattica e ci ha spiegato cosa, questa caratteristica. Io ritengo che alla fine siano sempre i risultati poi che parlano chiaramente. Curtale. No, io devo dire che, ripeto, il Roccella l'ho visto ad inizio campionato, poi l'ho visto qualche settimana fa e devo dire la verità che ho notato cambiamenti e miglioramenti da parte della squadra del Roccella. Sicuramente, ripeto, quando gioca in casa, pure con squadre come è stato col Troina, non noti la differenza di classifica tra il Roccella e la squadra che un viene a giocare. Un po' come il Sensale in eccellenza, no? Il problema è che, ripeto, diventa fuori casa, perché sembra che fuori casa vada a giocare la fotocopia negativa del Roccella che invece si fa apprezzare in casa. E in promozione invece vedi uno spareggio tra Gioiosa e Bovarinese tu? Vedo uno spareggio, se dovesse essere uno spareggio con piacere andrei a vederlo, non tiferei per nessuno delle due perché sono due società vicinorie e poi ci sono persone in tutte e due le società con cui ho ottimi rapporti, quindi, però mi piacerebbe accomodarmi in tribuna e gustarmi lo spettacolo. Beh, siete, voi ci pensate ad uno spareggio con la Bovarinese eventuale? Sinceramente, al primo posto? Sinceramente io spero di no, forse... molti pensano l'abbia già vinto il vocale, però con lo scontro diretto in casa e con soli 3 punti di distacco, una partita in meno. Io ci credo. Tutti aperti. Io e i miei compagni nella società, poi è normale che l'obiettivo inizio stagione non era quello di vincere il campionato, però l'appetito mi è mangiando, quindi ormai è d'obbligo anche per i tifosi, per la società,
cercare la vittoria. Certo, Amato, o Gioiosa Ionica o Africo questa sera guardando la classifica? Io dico che se noi usciamo bene da queste due gare importanti con Bocale e Bagnarese, riusciamo a limitare un po' i danni, la Bolognese si troverà un piazzamento importante nella griglia playoff, ne sono sicuro. Non voglio dire che arriveremo secondi, ma la terza posizione la guardiamo se usciamo bene. Poi, come dice Messito, loro è giusto che ci credono, perché i punti di distacco sono 6 con una partita in meno. Poi la dovete giocare e vincere. Poi a 3 punti con lo scontro diretto in casa, ci mancherebbe. Hanno fatto un grande campionato e gli va dato merito, perché loro non erano annoverate tra quelle che hanno speso per vincere questo campionato. Noi anche adesso ci crediamo a fare un piazzamento importante per questi playoff e poi ce li andiamo a giocare. Mi dicevi che c'è una clip, Anna? Sì, però con Andrea dobbiamo smentire un qualcosa, vero? Praticamente ieri ti abbiamo dato una bufala. A chi? Nel senso, a te, in diretta. Nel senso che quella scarpina che realmente riproduce la pantofola d'oro d'un tempo, non è però quella di Totò, è no, vero? È una acquistata dopo, anche se... Riproduce proprio i modelli di un tempo. È il nipote di Totò, quindi esatto. Riproduce quella dello zio. Allora, nello spogliatoio cosa si è creato? Fake news. Esatto, bravissimo. Si è creato una sorta di sfottò nello spogliatoio, sì. Perché gli hanno detto, ma da dove l'hai tirata fuori sta scarpina? E lui giustamente ha risposto con una chance, ha detto, ma sono quelle di mio zio, della partita Ascoli-Fiorentina, bastasse, l'esordio di Totò. Ecco, bastassero solo quelle, no? No, ma Tommaso ha le capacità, certamente lo zio era un giocatore di Serie certo. A, non si discute, però è un giovane che promettente davvero. Però diciamo anche perché che è giovanissimo e quindi può fare veramente bene. Grazie alla fake news questa scarpina è entrata comunque agli onori della cronaca sportiva di questa domenica che abbiamo appena trascorso, però noi abbiamo voluto mettere insieme talento e anno d'età qui in questo servizio. Tommaso ieri no. Oggi è un giorno felice che qui è arrivato un pallone e finalmente potrò diventare forte e fare il calciatore, so già palleggiare con i Ci sono due tipi di persone, quelle che fanno le cose e quelle che affermano di averle fatte. Mark Twain. A 15 anni posso anche farne di cose, ma difficilmente mi verrà detto bravo, perché a 15 anni ho ancora una vita davanti e probabilmente ci sono tanti più capaci di me. Ma a 15 anni posso permettermi di sognare e magari senza che altri mi impongano una vita da serie A, perché magari ci arriverò da solo e con il mio tempo, perché magari è già alle porte, non lo so. Ah, dimenticavo, non è vero che nessuno mi dice bravo, io ho il mio regno magico, il calcio, il Gioiosa, i compagni, e lì è riconosciuta la mia logica deduttiva. Sì, sono un adolescente, mi manca l'esperienza. E vedrai i giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro. Il Gioiosa passa in vantaggio al quinto della ripresa con un gol di Marco Albanese involato a rete da un esterno al volo di Mesiti. Palla addomesticata e sinistro a tradire. Che meraviglia sventolare il bianco-rosso. E adesso zitti, per favore. È lunedì. Ringraziamento speciale va fatto ad Aldo Rossi per le foto. Grazie, grazie. Allora parliamo anche della Stirese, Gesualdo. La Stirese ultimamente sta accusando... Sì, una squadra che ci dava veramente ampie possibilità nel pensare che potesse partecipare anche ai playoff, perché almeno io non l'ho mai visto giocare, però tutti quelli che sono venuti in trasmissione, che hanno avuto modo di vederle giocare nell'amichevole, sia il Roccella sia il Siderno, non hanno fatto altro che elogiare questa squadra sotto l'aspetto del gioco, sotto l'aspetto all'epoca anche dei risultati. Invece ultimamente si è perso un po', ora la distanza è tale che fa pensare che difficilmente possa raggiungere la Bovalinese o il Gioiosa o la Bagnarese, perché la distanza è quella
e ormai non penso che dobbiamo aspettarci dalla Stilese la possibilità di poter fare i playoff. Brava Anna per il servizio. Grazie. 23:06, andiamo con l'altra pausa commerciale e poi ritorneremo per la parte finale di Tutti in Campo. Regia. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Temi Energy, l'energia alternativa direttamente a casa tua. Fotovoltaico, la nuova frontiera dell'energia solare. Il solare termico, l'energia gratuita fornita dal sole per scaldare acqua e casa. Eolico, altra frontiera di energia alternativa. Inoltre impianti di climatizzazione e riscaldamento senza emissioni di CO2 nell'aria. Materiale elettrico e sicurezza, illuminazione a LED, bioedilizia e pellicole per vetri. E mobility, scooter e bici elettriche. Temi Energy, Contrada Riposo a Locri, la vita è tua. Un vestito elegante va confezionato da Alta Moda Tessile. Pizzo Cerimonia, assortimento e qualità sono la nostra forza. Ermenegildo Zegna è il marchio uomo di cui siamo esclusivisti. Inoltre tendaggi e tanto altro. Sonia e Luca sono proprio in crisi all'idea di dover costruire una casa tutta da soli. Ma la nascita del piccolo George non tarderà ad arrivare. Non sanno da dove iniziare e tutto sembra così complicato. Quando a un tratto, in pochi click, scoprono Edil Merici. Il tuo sogno, la tua casa. Progetta, costruisce, arreda. Grazie ad Edil Merici tutto è più facile, come creare la giusta atmosfera e vivere intensamente il benessere dei tuoi spazi. Lasciati sorprendere anche tu come Sonia e Luca. Costruire e ristrutturare casa adesso è diventato un piacere per la coppia, veloce e divertente. Edil Merici SRL, la tua casa, dalle fondamenta al tetto. Guardo al prossimo turno, Gesualdo Albanese, e sì o è no alla Bonolis, ma si risponde con quella esatta, non con quella sbagliata. In tempi non sospetti l'aveva già detto il direttore Amato, ma se la Vibonese dovesse battere il Troina, è vittoria del campionato? Per me è vittoria anche se non la batte, perché mancano ancora parecchie partite, la Vibonese mi pare che sia imbattuta non so da quante gare. Avevano 12-13 punti di vantaggio, ce n'hanno solo 4, quindi anche un pari non fa sì che la Vibonese, secondo me, alla fine vincerà il campionato. Di Maio, no, cosa volevi io dire? Io ero impegnato a condividere sui social, sì? La trasmissione, perché è chiaro che... Ti hanno beccato le telecamere? No, è giusto dirlo, no, perché poi sì, magari certo. Sai, non è il massimo il conduttore mentre digita, però purtroppo diciamo si vive anche nell'era della digitalizzazione, quindi è importante anche... e farsi seguire sui social. Vincenzo Plesch, Palmese Cittanovese. Spero in un pareggio. Perché? Ovviamente farsi chi chiaro. Teniamo bassa, la Cittanovese o la Palmese? Quale fa più male? Forse fa meno male la Palmese. È a pari, no, a un punto di differenza attualmente.
importante comunque sia che noi facciamo un risultato a Messina, poi ovviamente altre squadre vengono da sé. Senti, a Cittanova che impressione hai avuto? Cittanova anche un po' sfortunati, perché loro sono partiti subito con un gol e noi un po' siamo tirati indietro, quindi un po' sfortunati. A livello di impatto di gioco, quando loro partono sembra una partenza in massa, ti dà l'idea di un carro armato? Forse un po' sì, però un po' ricorda gli anni della primavera, il gioco della Serie D, magari con un po' più di sangue agli occhi. Sì, allora Amato, prossima partita con chi la giocate? Prossima partita andiamo a Boccale. Loro capolisti, vengono da 10 vittorie e noi stiamo a bene anche, se la sicuramente... C'è l'amico Pippo Lafaggio che vi aspetta allora. C'è l'amico, il mister, grande stratega, grande conoscitore di questi campionati. Però come ti dicevo prima, noi siamo consapevoli dei nostri mezzi, andiamo con la tranquillità di chi non ha nulla da perdere. Loro lo devono vincere il campionato. Noi, te lo ripeto, abbiamo una società che non ci fa pressione per nulla e forse per quello sarà la nostra forza. Adesso è un momento anche in cui stiamo bene. Vediamo cosa esce fuori. Certamente, invece il Gioiosa? Gioiosa va a stilo. Partita questa... difficile, visto che viene da 2-3 risultati non positivi, lo stilo. Però per noi ormai sono 11 finali, 10, non mi ricordo bene. Sono 10. 10. Quindi compreso il recupero. Daremo il massimo per vincere anche là. Quando la recupererete questa partita con la Ancora Gioiosa? Penso non sia uscita la data ufficiale. Il 21, che sarebbe lo stesso giorno poi in cui il Locri andrà a giocare a Licata la gara d'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia, quindi altra gara che noi chiaramente seguiremo assieme a Gesualdo, e ovviamente auspichiamo anche noi che il Locri possa proseguire in questa sua corsa verso la conquista di questo prestigioso trofeo. C'è Cocurtale, il Siderno a Scalea. Siderno a Scalea, domenica, come dicevo prima, una partita difficilissima contro una squadra forte che sta attraversando un ottimo momento. Dovremo essere bravi e concentrati per cercare di tornare con un risultato positivo. Come al solito noi andiamo a giocarci la partita, infatti penso che siamo una delle pochissime squadre, ma pure negli anni quando eravamo a Roccella con Ciccio Galati, che i pareggi sono difficili da vedersi, pure quest'anno a Siderno. Chi stecca domenica? Il Castrovillari ad Acri? Il Castrovillari ad Acri avrà una partita molto difficile, perché l'Acri è un'altra bella squadra, ottimi giocatori in casa, ha un buon ruolino, secondo me il Castrovillari può rischiare domenica ad Acri. Pino, ci sei? Hai portato qualche giornale d'epoca? No, questa settimana no, siamo fermi a prima di Sanremo, quindi aspettiamo. E allora che facciamo? Ci congediamo qui con te? No, ti do il risultato finale per quanto riguarda il sondaggio. Eccolo qui, vince Ciccone con il 45%. Ha rosicchiato ancora qualcosa a Coris, che resta fermo al secondo posto con il 19%. E poi Punturiere dell'Opera Albanese del Gioiosa si dividono e la medaglia di bronzo, si chiama Olimpiadi della Nera. Quindi. Senti, domani sarai in prima fila per vederti Juventus Tottenham o seguirai Sanremiamo? No, Juventus Tottenham. Pino, ma stavi navigando poco fa, che cosa stavi guardando? Stavo guardando un allenatore pazzo che Oronzo praticamente... Canà. Oronzo Canà. Più o meno, sì, più o meno, quello stile. Ve lo faccio vedere la settimana prossima, ormai l'ho perso di vista. Va bene. Grazie a voi, buona serata. Direttore sportivo della Bovarinese. Grazie a voi. Complimenti per quello che state facendo come gruppo, come società, come squadra. La Bovarinese, diciamo, dopo qualche periodo in cui dal punto di vista calcistico non ha vissuto la sua fase migliore, ultimamente invece sta venendo fuori con la vittoria strepitosa nel campionato di prima categoria e la riconferma quest'anno, quindi complimenti. Diciamo che sono stato fortunato che con il mio avvento a Bovalino si è ricreato anche un po' di entusiasmo. Ma ti posso dare sono atto stato comunque, un portafortuna. Con un gruppo di dirigenti mi ha detto effettivamente
ha lavorato bene e ci sta dando grosse soddisfazioni. Questo dimostra effettivamente che si è creato quella poca conoscenza. Ma poi è uno di loro, è sempre lì presente. Alle due c'è solo lui al campo, perché io ogni tanto vado a prendere del materiale, io mi alleno da tutt'altra parte, c'è solo lui al campo. Ti alleni? No, vado a prendere il materiale per i bambini, alleni. Noi ci spostiamo da un'altra parte. Beh, anche tu, dai, un po' di movimento. No, io vado mezz'ora prima, sgambetto. Mi piace seguire la squadra tutta la settimana, come è giusto che sia. Che quando uno prende un impegno è giusto che ci mette tutta la passione, tutta la competenza, tutto quello che c'è. Poi i risultati sono una conseguenza del lavoro. Certo. Lescia, un gol a Messina? Si spera. Le punizioni le tiri tu? No. Quelle sono già affidate. No, lui le rifinisce. Ho capito. Curtale, per quanto riguarda diciamo la fine di questa, nel finale di questa trasmissione, eventualmente poi siete pronti per l'appendice stagionale dei playoff, insomma? Sì, siamo pronti, speriamo. Che sicuramente nella fase della sosta pasquale darà l'ultimo. Sì, l'ultima benedizione ai giocatori prima. Intanto ti ringraziamo perché non dovevi essere questa sera, ma diciamo, hai fatto un piccolo sacrificio e ti ringrazio personalmente. No, grazie a voi perché, per l'invito. A scanso d'equivoci, però, durante il derby io ho provato a fermarlo, ma lui con la sua manona mi ha detto di no, e io più di là onestamente non vado a disturbare, perché capisco anche gli umori, però a scanso d'equivoci. Per lì del mister. È giusto dirlo, sì. No, ma lui è così. Verrà, dai. Ma è un brutto buono, sì, dai. È un brutto buono. Mesiti, invece, il prossimo gol lo farai, speriamo, domenica Siro. Speriamo. Quanti gol hai segnato sino ad ora? 8. E la tua stagione migliore qual è stata in carriera? 11 a Gioia Marina 5 anni fa. Ti ha allenato mister Silvano qualche volta? Sì, è uno dei miei primi mister. Sì, Silvano ora è a Siderno, quindi è il mister un po' che mi ha cresciuto, diciamo. Okay. Ho fatto il fuori quota con lui e poi. Quindi tu per esigenze, come dire, anche logistiche, hai deciso di giocare a Gioiosa senza muoverti? Sì, ma anche perché, ripeto, il calcio è un divertimento. Io ho studiato, sono laureato, quindi spero di affermarmi professionalmente prima. Il calcio come una passione. Gesualdo, allora questi ragazzi, come vedi, hanno le idee abbastanza chiare, prima giustamente la professione, poi i lobby del calcio. Deve essere così, i ragazzi che iniziano a giocare a calcio devono giocare intanto preoccupandosi di andare a scuola e poi seguire con interesse e con passione il calcio, perché se hanno quelle qualità per poi arrivare dove si augurano di arrivare è giusto che sia, però è giusto che i genitori si preoccupino per far sì che i ragazzi vadano a scuola prima di tutto e che si divertano per fare calcio. Poi diciamo sempre le stesse cose, diciamo che è giusto che magari le società vadano a valorizzare il settore giovanile piuttosto che continuare magari ogni anno a commettere gli stessi errori, perché in questi campionati ci sono quarantenni, quarantunenni che giocano, che hanno famiglia e che fanno del calcio la loro unica attività. Anche delle polemiche, perché ho continuato a dire che chi ha una certa età e fa calcio dovrebbe fare gli amatori. Le categorie che possono essere la prima categoria, la promozione, devono essere categorie dove si impegnano a far sì che ragazzi bravi, ragazzi che hanno qualità per esprimere un certo tipo di calcio, devono avere l'opportunità di giocare e di farsi vedere. Benissimo, abbiamo concluso anche la puntata numero 21, grazie a Pino Carella sotto in Sala Moviola, di nuovo grazie a tutti i nostri ospiti. Anna Maria, ci ritroveremo domenica, che seguirà? Domenica dobbiamo metterci d'accordo, vediamo un po', il lobby al 99% dovrebbe essere il sabato. Quindi poi la Palmese, dicevi che c'è possibilità di anticipo, quindi magari è l'occasione per andare a scoprire anche altri incontri. Vedremo un attimino anche dove andrà il nostro Pino Carella. Per il momento vi ringraziamo, vi ricordiamo la replica prevista per domani intorno alle 14:30, vi rinnovo invece l'appuntamento con la prima puntata di Sanremiamo domani sera alle 21:30 per tutta la settimana, con il nostro resoconto sulla visita a Sanremo in occasione della 68esima edizione del Festival della Canzone. Di nuovo grazie a tutti, una buona serata.